Tanto diciamo che questa sera per me è un onore, vi chiedo preghiera per me, perché ce la farò, non predicherò io, non è facile, però anche in questo vediamo la fedeltà, la grazia di Dio, l'amore di Dio. Questa sera chi ci ministrerà la parola, c'è un verso nella Bibbia che a me mi piace tantissimo, è in Prima Corinzi capitolo 4 verso 15. Quanti conoscono questo passaggio della scrittura in Prima Corinzi capitolo 4 verso 15? Chi lo conosce? L'apostolo Lirio sicuramente sì. Dice così questo verso. È l'apostolo Paolo che sta dirigendo, ovviamente guidando la chiesa di Corinto. E dice, arrivando a un certo punto, Paolo gli dice: anche se avreste 10.000 educatori in Cristo, non avete però 10.000 padri o molti padri. E l'apostolo Paolo dice: perché sono io che vi ho generato in Cristo Gesù. E per me questa sera è un onore, perché più che un insegnante, più che un apostolo, con tanto di onore, con i ministeri che la Bibbia ci parla, ci dà nelle indicazioni della parola di Dio, c'è un livello ancora più alto, sono i padri. E questa sera voglio accogliere. Correva all'anno 1998. Accomodatevi, 5 minuti me li devo prendere. Correva all'anno 1998, io mi sono convertito, ho accettato Gesù il 20 luglio 1996. L'apostolo Lirio predicava fede, speranza e amore. Ricordo il titolo, poi per vari motivi insomma sono stato distratto, e ricordo, ho rincontrato la prima volta che mi sono presentato davanti a lui faccia a faccia nella scrivania, davanti la sua scrivania nel suo ufficio. Non mi ha costretto, mi trovavo in un momento molto difficile della mia vita, confuso, oltre che insomma tutti i problemi spirituali. Con pochissime parole lui mi ha dato direzione, cosa fare, ciò che è giusto e ciò che non è giusto. E ringrazio Dio per la tua vita, per la tua serietà, per la tua integrità, per la tua fedeltà, per il tuo cuore paterno. Per me, oltre ad essere un padre, per me è un uomo di direzione. Lui mi ha dato sempre, io non lo chiamo spesso, non sono insomma, ma quando so a chi appoggiarmi, so con chi interfacciarmi, so chi è il mio papà, e lui con un semplice parole dà direzione. E ringrazio Dio che non si è mai sbagliato, ti ringrazio per, lo so, però dico, grazie anche alla tua obbedienza, così anche comunque alla mamma Santina, ringrazio Dio per la tua vita, se sono qua. Lo sono grazie a Dio, ma grazie anche alla tua guida, alla tua correttezza, serietà, a tutte le volte che mi hai ripreso, che mi hai incoraggiato, mi hai esortato, e pubblicamente ti voglio chiedere perdono se ti ho ferito, volontariamente, involontariamente, dico, voglio chiederti perdono per questo se qualche volta ti ho deluso. Sei a casa. Anzi, io voglio dire questo, per me lui e Zina sono l'orgoglio della nostra Chiesa. Sono dei figli che hanno portato l'eredità spirituale che hanno ricevuto, l'hanno portato in un luogo dove ce n'era bisogno, e io sono convinto che lui l'ha sognato questo giorno, la mia prima volta che sono in Friuli.
lui l'ha sognato, l'ha creduto. Io ho avuto parole profetiche per 2 anni di seguito sul Friuli. Ma non mi dico, me l'ha nascosto che dovevo venire. Così non mi ha dato manco la possibilità di dirgli no. Quindi poi quando è arrivato l'invito, lo Spirito Santo subito ha detto: ora è il momento, ed è un grande piacere che non sono venuto solo, ma anche con l'Apostolo Enzo, che abbiamo passato praticamente tutto il tempo del Covid insieme. E Dio ci ha usato per incoraggiare il popolo di Dio. Grazie Maurizio, Dio ti benedica. Allora, prima di pregare, volevo onorare un uomo che ha iniziato il suo ministero a Udine, che è stato un mio mentore, il fratello Filippo Wiles. Perché lui, io sempre avevo saputo che lui aveva iniziato il suo ministero in Italia, l'aveva iniziato a Udine, ma io non avevo mai avuto modo e possibilità di poter stare qui, e quindi siccome io so che ancora la chiesa che lui ha fondato esiste, per me lui è stato un uomo di riferimento, perché nell'ignoranza in cui giacevo, perché io ho ricevuto il Vangelo con la tenda Cristo e la risposta, mi hanno insegnato solo la salvezza e il battesimo nello Spirito Santo, poi ero digiuno. E lui è stato uno che mi ha insegnato, mi ha ammaestrato, mi ha aiutato e ha riconciliato Palermo con Catania. Che normalmente Palermo e Catania non è che correva buon sangue, però lui, diciamo, ha creato buone relazioni che poi sono continuate con l'Apostolo Enzo, quindi c'era qualcosa di meraviglioso su questo. Quindi io lo volevo onorare, perché Udine, oltre ad esserci quello che c'è oggi, e ringraziamo Dio anche per le missioni che ci sono, abbiamo pure la missione Parola della Grazia nel Friuli, ma oltre questo, oltre questa chiesa, diciamo che io ho sempre sentito di Udine attraverso il fratello Wiles, che diceva sempre, perché poi da Udine Dio l'ha mandato in Sicilia e lì sono sorte almeno un 7-8 chiese attraverso il suo ministero. Quindi c'è qualcosa nello spirito che oggi ci ha portato qua, e sicuramente dal cielo il fratello Filippo sarà contento. Allora, voglio che ci alziamo un attimo in piedi, perché sapete, quando io mi presento non mi piace presentarmi come il presidente di una denominazione, ma come figlio del Padre. Perché non c'è altra manifestazione che possiamo dare di Dio più alta che essere figli e rappresentare la famiglia a cui apparteniamo. Perché questa non ha confini denominazionali. Chiunque crede in Cristo ed è nato di nuovo è mio fratello e mia sorella, appartengono a Dio. Noi non abbiamo una mentalità denominazionale, abbiamo la denominazione, ma non abbiamo una mentalità denominazionale, abbiamo una mentalità del regno. Perché chi è nato di nuovo vede il regno ed entra nel regno, e chi è nello stesso regno non può mai essere una minaccia, ma è sempre una risorsa. Allora alzate le mani e dite insieme con me: ti amo Padre, ti amo Figlio, ti amo Spirito Santo. Signore, vogliamo venire nella tua meravigliosa presenza, che abbiamo già goduto abbondantemente, Signore, nella sessione scorsa, e ancora ci sentiamo pieni e ripieni, e ti chiediamo che tu continui a parlare alla nostra vita, al nostro cuore, e a rivelarci come avere una relazione di comunione e di intimità con lo Spirito Santo. Ti diamo tutta la gloria, ti diamo tutto il ringraziamento, nel nome prezioso di Gesù. Amen e amen. Potete accomodarvi. Intanto credo che siamo anche nei social, quindi salutiamo, facciamo un applauso a tutti quelli che ci stanno seguendo con i social.
Ed è un meraviglioso piacere essere qui. E questa sera, come l'Apostolo Enzo ha iniziato, perché l'argomento è abbastanza grande, quello dello Spirito Santo, siamo un po' introduttivi, diciamo. Cerchiamo di mettere le basi su quello che poi succederà, perché già stasera è cominciato a succedere qualcosa che continuerà. E siccome noi abbiamo ricevuto un grande mandato, amen. E questo grande mandato è stato ancora di più sottolineato col fatto che ci troviamo in una decade evangelistica. Siamo nell'anno 5782, 80 significa bocca nella mente ebraica e significa che è tempo di predicare la parola, con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato, perché da quando è entrato questo tempo, invece di avere la bocca libera, ci hanno messo la mascherina. Ma noi sappiamo che questo è un tempo di raccolta, perché voglio darvi notizie: durante il Covid molte chiese sono raddoppiate, cioè alcune hanno subito dei danni, ma altre chiese invece non sono diminuite, sono cresciute. Perché la chiesa comunque è diventato un centro di aggregazione che ha dato conforto durante questo tempo di isolamento. Perché l'isolamento non fa bene, perché Dio non ci ha creato per essere isolati, ci ha creato per avere comunione. Quindi vogliamo stasera stimolare dentro di noi quello che forse è la prima cosa che è successa dopo che abbiamo ricevuto Gesù. Quando abbiamo ricevuto Gesù e siamo nati di nuovo e abbiamo ricevuto la salvezza, cos'è che è venuto il peso più grande? Tutti gli amici, i parenti, i conoscenti che erano perduti, noi abbiamo sentito il peso di potergli predicare il Vangelo. E questa sera c'è anche un incontro che sto facendo con un mio cugino, Nino Rampulla, che non ci vedevamo da circa 30 anni, e loro sono la prima famiglia che io, a cui ho predicato il Vangelo nel mio zelo. Lui mi ricordava che ero stato molto violento nel modo di predicarlo, tanto che mio zio mi ha buttato fuori casa. Però il risultato è che suo fratello, il più grande, salvo, è diventato pastore nella Chiesa Apostolica. L'altro si è pure convertito, sua madre si è convertita, lui si è convertito, la moglie è convertita. Praticamente, insomma, il primo posto dove sono andato l'ho azzeccato. E quindi questa sera qua, vederlo qua dopo tanto tempo, per me è stata una gioia e un'emozione molto grande, particolare, che mi ha rallegrato veramente. Quindi ringrazio Dio anche per queste sorprese, perché io sapevo che lui era a Spilimbergo, ma non sapevo dove era Spilimbergo. Quando ho visto oggi il bivio, Spilimbergo, ma è qua vicino? Dice sì, allora aspetta che ci dobbiamo incontrare per forza stavolta. Quindi stasera voglio cercare di farvi capire perché il Vangelo è una buona notizia. Perché non sempre quando l'abbiamo presentato l'abbiamo fatta apparire una buona notizia. Quindi dobbiamo fare una riflessione teologica semplice per capire il modo come noi dobbiamo presentare il Vangelo, perché se non abbiamo le idee molto chiare noi non possiamo neanche trasferirle ad altri. E quanti di voi sapete che l'Apostolo Paolo ha fondato la Chiesa di Corinto? Ci sono due tipi di apostoli, quelli che fondano le chiese e quelli che le affondano. Lui le fondava, non le affondava, li edificava poi. E quindi cos'è successo? Ha fondato la chiesa di Corinto e dopo averla fondata, come sapete, Corinto era un porto di mare, era uno dei porti di Atene, c'era molta immoralità a Corinto e Paolo ha dovuto intervenire parecchio, ha scritto due epistole di fatto a loro e poi ha dovuto cercare di correggere il tiro spiegando loro
tu dici, ma come, dopo che la Chiesa esiste dopo un sacco di tempo tu gli vai a scrivere quello che scrivi in Prima Corinzi 15, vi ricordo l'Evangelo che vi ho predicato. Ha voluto ricordare loro il messaggio originale del Vangelo, attraverso il quale lui ha detto voi siete salvati. Quindi leggiamolo, non so se si possono proiettare i versi, Prima Corinzi capitolo 15, dal verso 1 al verso 4. È importante che lo comprendiamo, perché dice: ora fratelli, vi dichiaro l'Evangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale state saldi e mediante il quale siete salvati. Dove mi devo mettere per farvi leggere? Mi metto qua sotto, posso? Perché forse così vedete meglio là sopra. Io, a me piace stare più vicino qua. Mi fanno stare là sopra perché, per motivi video, ma io no, non c'è bisogno. Il mio iPad è questo. Ok, sì, così non dà problema. Magari pure l'acqua la potete scendere qua sotto. Capisco nel siciliano, che succede? Dice, non ce ne sono siciliani qua, no? lo so, l'ho capito, di fatto. Infatti pure in cielo, tu arrivi in cielo, parli siciliano e te capisci. Allora, qui dice, mediante il quale siete salvati, se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Infatti per prima vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture. Quindi Paolo sta ricordando che la base del messaggio della buona notizia è basato tutto sull'opera che Gesù ha fatto: morte, seppellimento, risurrezione. Tutto è centrato su questo. E permettetemi di dire, tutto è centrato sulla nostra identificazione. Perché quando lui è morto, io sono stato crocifisso con lui. Questo è un fatto storico per Dio, perché questo fa parte della cristologia storica. In altri termini, nel modo di vedere la storia, come Dio vede la storia, tu hai cessato di esistere come natura adamica 2000 anni fa. Quindi quando noi ancora in questo tempo viviamo come se non fossimo morti e risuscitati con Cristo, siamo abusivi in questo mondo. Perché quanto a Dio, la vecchia creazione è finita sulla croce. Quando noi predichiamo l'Evangelo, noi predichiamo qualcosa che è già avvenuto, non qualcosa che deve avvenire. Quindi Paolo ha detto, quando ha detto, vi ricordo l'Evangelo, sta parlando della cristologia storica, cioè di quello che già è avvenuto e che deve diventare rivelazione per noi, per sapere vivere il presente basandoci su qualcosa che già Dio ha fatto nel passato. Perché la fede non si poggia su qualcosa che Dio deve fare, la fede si poggia su qualcosa che Dio già ha fatto. Per questo alcuni pensano che con la fede si devono inventare qualcosa, devono convincere Dio a fare qualcosa. No, la fede non convince Dio a fare qualcosa, la fede attinge su quello che già Dio ha fatto. Quindi la domanda è: da cosa siamo stati salvati? Perché pure quando ero nella Chiesa Cattolica dicevano Gesù è il Salvatore, Gesù è il Salvatore, ma non avevo mai capito di che cosa. Ma di che cosa mi ha salvato? Quando fu rivelato, prendiamo Matteo 1,21, che qual era il nome che doveva essere messo al Figlio incarnato di Dio? Così gli è stato detto in Matteo 1,21. Ed ella partorirà un figlio e tu gli porrai il nome Gesù, perché egli salverà il popolo dai loro peccati.
Da cosa ti ha salvato? Da due cose: dalla natura di peccato e dai peccati che sono il prodotto di quella natura. Se Dio ci avesse solo perdonato i peccati e non avesse chiuso la fabbrica di peccato, noi continueremmo a produrre peccati, ma Dio non solo ha tolto il prodotto della natura di peccato, ma ha crocifisso la natura di peccato. L'ha inchiodata sulla croce. E c'è quel bellissimo verso che dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ma la domanda, le persone ti dicono: da cosa? Vediamo cosa dice Pietro, perché a me piace molto questa espressione di Pietro in Atti 2:40. Atti 2:40, Pietro, proprio nel giorno della Pentecoste, noi parleremo dello Spirito, parleremo della Pentecoste, a un certo punto fa un'affermazione e dice: salvatevi da questa perversa generazione. Guardate, sta parlando ai giudei. Non ce n'erano gentili là. O erano proseliti convertiti al giudaismo, o erano gentili, se no non si trovavano là alla festa di Pentecoste. Quindi quando lui sta parlando a giudei o a persone convertite al giudaismo. E quindi cosa dice? Li esortava dicendovi: salvatevi da questa perversa generazione. Sta parlando della generazione degli ebrei. Ma va molto più in profondità di questo, perché questa perversa generazione è l'Adamo caduto, perché non coincide più con l'intenzione originale di Dio. Quindi lui dice: poiché Adamo è caduto, Genesi 3, e tutto quello che è successo dopo quella caduta non coincide più con l'intenzione originale di Dio, Dio nella sua grande grazia e misericordia ha mandato Gesù per porre fine a quella vecchia creazione caduta e stabilire una nuova creazione, perché se uno è in Cristo, egli è. Le cose vecchie della prima creazione sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Allora, se non comprendiamo questo, non sappiamo che buona notizia dobbiamo dare agli altri. La buona notizia che dobbiamo dare agli altri: tu sei stato crocifisso con Cristo 2000 anni fa, solo che non lo sai. Quindi tu stai vivendo una vita abusiva che Dio già ha inchiodato sulla croce. E tu stai facendo vivere l'umanesimo di oggi nel nostro governo. Il nostro governo, quando si è insediato, cosa hanno detto? Che la loro ideologia è l'umanesimo. L'umanesimo, sapete che cos'è? Prendere l'Adamo che Dio ha crocifisso e risuscitarlo di nuovo, ma non come nuova creazione, come vecchia creazione, e farlo rivivere. Ecco perché tutte le decisioni che prendono sono sbagliate. Perché la base da cui sono partite sono sbagliate. Dio non ha creato un umanesimo, ha fatto una nuova creazione. Altrimenti non ci capiamo con quello che sono le sue intenzioni e quello che è la sua volontà. Quindi quando poi Paolo dice a Timoteo: Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, dice che la salvezza è solo l'inizio, poi c'è un processo nella nostra vita di trasformazione che si chiama santificazione progressiva, che è il rinnovamento della mente che ci porta alla conoscenza della verità, perché se io non conosco la verità non posso diventare libero, io posso essere salvato e non libero. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Se bastava questo, si fermava lì. No, è che vengano alla conoscenza della verità, perché la salvezza è un punto di partenza, non è un punto di arrivo. Ma Dio non comincia a fare qualcosa nella mia vita se prima non nasco di nuovo, perché lui lavora solo sulla nuova creazione. La vecchia creazione l'ha crocifissa, l'ha inchiodata sulla croce. Quindi quando Gesù viene e mi salva da due cose: dal peccato come natura che mi è stato imputato attraverso la caduta di Adamo, ma mi salva dai peccati che io ho commesso volontariamente, perché quando Adamo è caduto io non c'entravo niente, non l'ho fatto io, l'ha fatto lui, ma mi è stato imputato. Con Adamo tutti siamo stati costituiti peccatori. Tu non hai scelto di nascere peccatore, tu sei nato peccatore. Però poi abbiamo scelto di fare peccati, quelli l'abbiamo fatto di nostra volontà. Quindi Dio mi libera da quella natura che mi è stata imputata senza che io c'entravo niente, ma solo perché sono progenie di Adamo. Ma mi libera
dai peccati che io ho commesso come peccatore. Questo è il motivo perché Gesù è venuto, per dare a noi di nuovo un futuro e una speranza che si chiama nuova creazione. Non c'è speranza fuori dalla nuova creazione. Il globalismo che vogliono creare, il mondo nuovo che vogliono creare, il nuovo sistema che vogliono creare, è una cosa già sconfitta in partenza, perché Dio l'ha già inchiodata, è vecchia di oltre 2000 anni, perché Dio l'ha già inchiodata sulla croce 2000 anni fa. Perché la Chiesa deve alzare la voce ad essere profetica? Perché l'Apostolo in sogno il lunedì si ammazza la vita a spiegare queste cose? Perché lui dice, voi state combattendo una battaglia persa, voi state creando un sistema che non ha futuro, e la Chiesa deve svolgere il suo ruolo profetico, perché la Chiesa è l'unica che sa la fine fin dall'inizio. Perché non è che ci saranno sorprese sulla fine, già annunciata, già è scritta, ma già è scritta da 2000 anni. E la Chiesa lo deve predicare, perché altrimenti le persone inseguono chimere. Non hanno un futuro e non hanno una speranza. Ma Dio ha detto, questi sono i pensieri che io ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Non c'è futuro e speranza senza la nuova creazione. Quindi, vi do un altro verso, Ebrei 2:10, perché ora voglio entrare su qual è la buona notizia e come Dio l'ha strutturata nella sua parola. Dice, conveniva infatti a colui per il quale e per mezzo del quale sono tutte le cose, nel portare molti figli alla gloria. Ascoltate, Dio non solo ci ha perdonato i peccati, non solo ci ha salvati, lui ci vuole portare nella sua gloria. E naturalmente ci rendiamo conto che in questo momento ancora non siamo adatti per la perfezione, perché vediamo troppa imperfezione nella nostra vita. Ma è un processo nel quale siamo. Quindi Dio, per portare molti figli alla gloria, cosa ha fatto? Ha fatto identificare Gesù esattamente per come siamo noi, per poi poterci fare diventare quello che è lui. L'ha fatto soffrire, gli ha fatto gustare quello che noi eravamo e lo ha reso perfetto per mezzo di sofferenza, l'autore della salvezza. Perché Gesù non era perfetto, sì, ma da quando è divenuto uomo non l'ha passato solo perché le conosceva, l'ha passato per esperienza. Il dolore sulla croce l'ha passato per esperienza. L'abbandono e il rifiuto degli uomini l'ha passato per esperienza, il non essere capito l'ha passato per esperienza, il non essere, l'essere sputato e avere la corona di spine l'ha passato per esperienza. Ha pagato, prendendo un corpo di carne, come noi. E quindi quando tu ti rivolgi a lui, tu non puoi dirgli, tu non mi puoi capire. Perché qualsiasi cosa tu prima puoi passare su questa vita, lui l'ha passato prima di te. Per questo può essere il sommo sacerdote che capisce perfettamente tutte le debolezze delle persone. Che ti può capire, ti può aiutare, ti può sostenere. Ora vi voglio dare solo un verso e poi da qui partiamo e vi illustrerò solo alcuni versi. La Samaritana, quanti di voi la conoscete? Era del Friuli? Non era friulana. No, perché dice, ah, carusciano tutte, che abita qua, da queste parti. È molto frequente la Samaritana di questi tempi. Allora, Gesù incontra la Samaritana, proiettatemi Giovanni capitolo 4 verso 10. Ne ho parlato ultimamente sull'evangelismo profetico. Perché non si sono mai visti, Gesù la incontra e sa tutto il suo passato. E quando gli dice vai a chiamare tuo marito, lei dice non ho un marito, sì, perché ne hai avuto 5. Tu immagina come si è sentita lei. Come fa a saperlo? Non ci siamo mai visti prima d'ora. E cosa dice Gesù alla Samaritana? Gesù dice, se tu conoscessi il dono di Dio, guardate, questa è una dritta fantastica, l'Apostolo Enzo poco fa ne ha parlato, cioè Gesù non ha puntato sui suoi peccati,
ha puntato sul dono di Dio. Perché, come diceva, a volte i cristiani sono quelli che ti puntano su quello che sono i tuoi sbagli, non quelli che puntano sul fatto che Dio ti ha fatto un dono nonostante i tuoi sbagli. La grazia, che non è iper, basta già la grazia. Non c'è bisogno di metterci l'iper. Chi già è su, se la grazia è sufficiente, non può essere iper. Se è iper, significa che non è sufficiente. O no? Quindi quando Gesù dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Ognuno dica dono di Dio. Cos'è che doveva conoscere lei? Gesù ha detto: tu sei così perché non conosci il dono di Dio, ma se tu conosci il dono di Dio non sarai più così. Gesù non vedeva lei con i suoi peccati per condannarla, Gesù vedeva lei alla luce del dono di Dio per salvarla. E ora voglio parlarvi su che cosa è la parola che viene usata nel testo greco, dono. Sapete, nella Bibbia ci sono vari termini per dono, ad esempio se parli del dono carismatico è carisma. Ma quando si parla qui della parola dono, che è la stessa parola che poi usa Pietro nel giorno di Pentecoste quando dice voi riceverete il dono dello Spirito Santo, viene usato un termine che si chiama dorea, che è un termine che si usa sia nel greco antico che nel greco moderno. Se voi andate in Grecia e spiegate alle persone e gli dite, me lo dice che significa dorea, loro ti diranno dorea significa l'asceto testamentario. È un termine tecnico. E tu dici, che c'entra questo termine tecnico che usano i notai quando fanno le donazioni, che una persona fa un lascito testamentario a un altro? Cosa c'entra questo con Gesù, con la sua morte sulla croce? Perché per fare un lascito testamentario qualcuno deve morire. Il lascito testamentario non ha valore se chi l'ha fatto non è morto. E la notizia bella è questa, che quando Gesù è morto ha fatto un lascito testamentario a tutti gli uomini. Amen. E perché dobbiamo predicare la salvezza a tutti, a ogni creatura? Perché ogni creatura ha il diritto legale di poter essere salvato, perché la salvezza è un lascito testamentario dove non c'entra niente con quello che abbiamo fatto noi, ma c'entra solo con quello che Gesù ha fatto per noi. Oggi i notai li chiamano legati, lasciti testamentari, donazione post mortem. E la parola che viene usata sempre riguardo alla salvezza è lascito testamentario. Ed è una bella notizia, sapete una cosa? È diverso dall'eredità. Perché quando tu erediti qualcosa, tu puoi ereditare anche i debiti. Perché se una persona... Difatti molti ci rinunciano all'eredità perché ci sono più debiti che crediti, e che mi piglio? Se ti lascio una casa, dici me la prendo, ma se ti lascia la casa con il mutuo ancora da pagare, la casa da ristrutturare tutta distrutta e ti costa di più di quanto quello che vale, dici allora aspetta, la ci rinuncio che è meglio. La differenza tra eredità e lascito testamentario dorea è questo, che nell'eredità tu ti puoi assumere la responsabilità dei debiti, ma nella dorea ci sono solo privilegi. Non c'è responsabilità da parte tua, hai solo privilegi e benefici. Ora, non è una bella notizia se uno ti viene a dire guarda che tu hai un lascito testamentario, dici a me non mi ha detto niente nulla, aspetta tu faccio sapere. Questa è la buona novella, questa è la buona notizia, ognuno lo deve sapere, poi uno può decidere di riceverlo il lascito o di non riceverlo, però se non lo sanno siamo colpevoli noi che non gliel'abbiamo fatto sapere. E questa è la buona notizia che la prima chiesa ha predicato. E guardate, vi voglio dire una cosa, che tutte le volte che viene usato questo termine, o viene usato per la salvezza, o viene usato per il battesimo nello Spirito Santo, o viene usato per la giustificazione,
perché tu non sei giusto per qualcosa che hai fatto, ma perché Gesù ha preso la sua giustizia e l'ha donata a te, è divenuto la tua giustificazione. Non è un merito. I demoni non ti ubbidiscono perché sei giusto, i demoni ti ubbidiscono perché Cristo è divenuto la tua giustizia. Quindi per questo i demoni se ne vanno anche se non sei perfettamente santo, perché non si basano sulla tua santità, ma si basano sulla sua giustizia. Ecco perché il primo segno che accompagna i credenti è: nel mio nome cacceranno demoni, perché ti si dimostra che tu sei di un regno superiore, loro sono di un regno inferiore, sono loro che ubbidiscono te, non sei più tu che ubbidisci loro. Prima eravamo schiavi ed eravamo noi che ubbidivamo loro, ma ora siamo diventati figli di Dio e sono loro che ubbidiscono noi. Allora sapete che ci sono 12 scritture in tutto il Nuovo Testamento, almeno 12, dove si parla di Dorea. Ma quasi nessuno l'ha tradotto nella maniera corretta, perché ci hanno messo la parola dono, ma non rende il significato originale. Troppo poco per farti capire il vero significato. Perché quando Pietro disse: per voi la promessa, per quanti sono lontani, per quanto il Signore nostro, Dio nostro, vi chiamerà, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Le persone dicono: qual è il tuo, quali sono i doni che tu hai ricevuto? Noi non riceviamo doni, noi riceviamo il dono, e nel dono ci sono le manifestazioni. Dobbiamo conoscere il dono, che è lo Spirito di Dio. Ora, Romani 5,15 dice: il dono della grazia e il dono della giustizia. Leggiamo il verso 17 in particolare, Romani 5,17, guardate cosa dice. Infatti, se per la trasgressione di quell'uno solo, Adamo, la morte ha regnato a causa di quell'uno, molto di più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia. Ancora una volta qui viene usato il termine dorea, quindi la giustizia è un lascito testamentario. Tu non sei giusto per quello che tu hai fatto, ma quando Dio ti ha fatto nascere di nuovo, non ti poteva fare nascere di nuovo impartendoti qualcosa che non ha a che fare con Lui, perché sei una nuova creazione. Se sei una nuova creazione, questa nuova creazione è giusta, non è caduta. Quindi tu hai ricevuto il dono della giustizia, per natura, ce l'hai nella tua natura. Come figlio, perché Dio non può avere figli peccatori. Finiamola questa storia che Dio ha figli peccatori. Se sono figli di Dio non sono peccatori, sono ex peccatori. Perché questo non fa altro che dare possibilità al nemico di tenerci ancora in schiavitù. Noi non siamo peccatori, noi siamo nuova creazione. Noi siamo figli di Dio. Se uno è in Cristo, egli è, non sarà, è nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Quindi l'ultimo verso, poi se volete vi do tutti i versi di cui si parla di questo, però vi voglio soprattutto trasferire il concetto. In Apocalisse 22,17 è l'appello finale di Gesù e dice: e lo Spirito e la sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni. E chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono. E la parola usata sempre è dorean, dell'acqua della vita. Quindi la vita eterna è un dono. Amen. Ma se non glielo diciamo alle persone, perché loro, ma molti sono convinti che se la devono conquistare con le opere, molti sono convinti che chissà cosa devono fare. No, la vita eterna è un lascito testamentario che Gesù ci ha fatto morendo sulla croce, ha fatto un lascito testamentario a noi, e tutti gli uomini hanno il diritto di sapere che Lui ha fatto questo lascito. Paolo disse: guai a me se non evangelizzo. Ho un messaggio, è come se io sapessi qual è la cura del cancro e non lo dico a nessuno. Non sarei un egoista? Quando io ho scoperto qual era la cura del peccato, ho sentito il bisogno di dirlo a tutti: c'è la cura per il peccato. C'è la cura.
è quello che Gesù ha compiuto per noi, che non è una religione, è una persona. Quindi, cari, dobbiamo capire che questa è la bella notizia, questa è la buona notizia, che ha un valore legale, perché è un lascito, è scritta, dove è scritta? Il testamento, ascoltate, come la vostra Bibbia da che cosa è formata? Antico e Nuovo Testamento. Il testamento che cos'è? Un documento legale. E in questo documento legale c'è scritto che tu hai un lascito testamentario. Quindi le persone lo devono sapere, perché Dio l'ha messo per iscritto che c'è il lascito testamentario, perché un testamento, per essere di valore, deve essere un testamento scritto. Non può essere orale il testamento, perché tu puoi dire una cosa e quello dice sì, ma tu me lo dici che papà ha detto questo, però non l'ha messo per iscritto. Però se l'ha messo per iscritto non si può discutere, e Dio ce l'ha messo per iscritto. Vi do un altro verso, Matteo 10:8. Quanti di voi lo conoscete Matteo 10:8? Sanate gli infermi. Per chi sta parlando? Per noi, vero? Chi lo deve fare? Io, quando sono cresciuto nel mondo evangelico, mi dicevano: tu devi chiedere, Signore, guarisci questa persona. E un giorno il Signore mi ha detto: ma io ve l'ho detto a voi di farlo. Voi mi dite a me di fare quello che io ho detto a voi di fare? Domanda: quante volte Gesù ha pregato per guarire un malato? Non ha mai pregato, ha dichiarato la parola. Quante volte gli apostoli hanno pregato per guarire i malati? Neanche una volta. Hanno dichiarato la parola. Cosa dice qua? Sanate gli infermi, risuscitate i morti, mondate i lebbrosi, cacciate i demoni. Io ho assistito quando all'inizio della conversione facevano riunione di liberazione e stavano tutto il giorno a dire: nel nome di Gesù vai via, nel nome di Gesù vai via. 3 anni e ancora era posseduto. Voi sapete qual è il colmo per un posseduto? Non poter stare sempre in piedi, perché un po' in piedi, un po' seduto. A parte la battuta, insomma, che ci vuole, perché non vorrei che vi addormentate, così vi svegliate, no? Allora, guardate cosa dice, questa è la traduzione, guardate cosa dice: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ma sapete cos'è il termine originale? La dorea avete ricevuto, la dorea date. Andate a controllare il testo greco. Dice: la dorea avete ricevuto, cioè il lascito testamentario avete ricevuto, il lascito testamentario fatelo sapere, datelo pure agli altri. Oh, questo è fantastico. E questo è solo uno di questi esempi che noi possiamo vedere qui. E credo che se questo l'abbiamo afferrato, abbiamo capito cos'è la buona notizia che dobbiamo dare agli altri. Sapete quante persone hanno ricevuto un lascito testamentario e non lo sanno? Perché se nessuno glielo dice, rimane lì. E se il notaio non li cerca dopo che muore chi ha fatto il lascito, loro non lo sapranno mai. Cioè, come diciamo in Sicilia, noi siamo ricchi o non sappiamo nulla. Cioè, possono essere ricchi e non saperlo, perché nessuno gli ha mai detto che cos'è che hanno ricevuto come lascito. E questo è che la salvezza, le persone devono saperlo. Gesù ti ha fatto un lascito testamentario, una buona notizia da darti. Lui è morto sulla croce al posto tuo e ti ha fatto un lascito, ti ha donato un lascito, ti ha donato la vita eterna. Poi sta a te riceverla o non riceverla, ma io te lo devo dire che Gesù già l'ha fatto per te, non lo deve fare, già l'ha fatto per te. Andiamo alla seconda parte. Un altro modo e un altro riferimento alla parola dorea
come vi ho detto, è riferito allo Spirito Santo. Ora vi do un mistero, perché un mistero nel mondo evangelico è come mai i carismatici cattolici parlano in lingue. Ma non sono nella sana dottrina, però parlano in lingue. Ecco, io ce n'ho nella nostra chiesa che hanno ricevuto lo Spirito Santo nel mondo carismatico. E non gli ho dovuto fare di nuovo un altro battesimo di Spirito Santo. Era originale. E sapete perché? Perché il battesimo nello Spirito Santo rientra nella Dorea pure. Perché non dipende da se hai la sana dottrina, dipende, siccome è un lascito, dipende se lo ricevi. Quindi se anche non hai capito niente della vita, ma hai capito che Dio ti ha lasciato quel dono, tu lo puoi ricevere in qualsiasi denominazione sei, in qualsiasi posto sei, qualsiasi cosa puoi credere di dottrina cristiana e avere le idee pure confuse. Dio lo Spirito te lo dà, perché dandoti lo Spirito ti conduce nella verità. Non ti dà lo Spirito perché sei nella verità, ti dà lo Spirito per farti diventare salvato e per portarti alla conoscenza della verità, perché lo Spirito Santo è lo Spirito della verità. Tu non puoi giungere alla verità senza lo Spirito Santo. Cioè, quello che per noi a volte sembra la fase finale, per Dio è la fase iniziale. Qua ci sono persone sincere nel mondo cattolico che hanno sicuramente delle dottrine che non sono assolutamente né bibliche né condivisibili, però se loro credono che Dio gli ha fatto la promessa e la reclamano, Dio non gli può dire no, perché gliel'ha fatto già il lascito. E Dio è fedele alla sua parola. Perché io prima avevo questa cosa in testa. Ma com'è possibile che quelli là c'hanno la statua? C'hanno un Padre Pio di 1,5 metri e Dio li può battezzare con lo Spirito Santo. Sono accorto che c'era Padre Pio là. Perché? Basta che lo reclami. Il lascito testamentario non richiede altro. Non parla della tua bontà o della tua sana dottrina, parla della fedeltà di colui che l'ha fatto. Si chiama grazia, e la grazia Dio non la fa in base alle denominazioni, la fa agli uomini che ci credono. Poi devono fare un processo di conoscere la verità. Dio ci salva come siamo, ma ci ama troppo per lasciarci come siamo. Dio non ti ha detto di cambiare per salvarti. Dio ti ha salvato e dopo che ti ha salvato hai cominciato a cambiare. Lui chiama le cose che non sono come se fossero. Lui è un incoraggiatore instancabile. Perché anche quando hai fallito 100 volte, Dio non ti scoraggerà mai, ti dirà ce la farai. È come quello che ha fatto la lampadina, Thomas Edison, quante lampadine ha fulminato? Cioè, un altro gli avrebbe detto, senti, ma c'è chi è finilla? Cioè, sei un fermentatore di lampade, ma che vuoi? Ma poi quando ce ne viene accesa solo una, noi stasera abbiamo la luce per questo. In altri termini, i pionieri ci arrivano a volte facendo sbagli, ma quando hanno scoperto qualcosa tutti ne beneficiano. Quindi, cari, noi stiamo parlando dello Spirito Santo. E vi dico una cosa, lo Spirito Santo non lo ricevono le persone battezzate in acqua. Lo possono ricevere dopo che sono battezzate in acqua, ma non è necessario, altrimenti Cornelio, come me lo spiegate, che prima riceve il battesimo nello Spirito Santo, nasce di nuovo, riceve lo Spirito Santo e Pietro dice ora gliela possiamo negare l'acqua dopo che parla in lingue come noi? Cioè Pietro ha detto Dio ci ha incastrato. Cioè questi sono gentili, sono italiani e parlano in lingue come noi. Ora non gli possiamo negare l'acqua, perché il battesimo mai viene amministrato a gente per credere, ma perché già hanno creduto. E se hanno creduto nella vita eterna, possono credere anche nella dorea dello Spirito Santo e
poi il battesimo è una manifestazione pubblica di quello che già hanno, che hanno realizzato nella loro vita personale. Il battesimo non salva le persone, è il dono di Dio che salva le persone. Il battesimo è la manifestazione che sei salvato. Il battesimo non ti salva, ma dimostra che sei stato salvato. Amen. Però noi abbiamo le dottrine a volte evangeliche. Il patto in acqua, l'avete sentito parlare mai del patto in acqua? Dove c'è scritto nella Bibbia il patto in acqua? Non c'è scritto da nessuna parte, però se andate in certi posti dice ha fatto il patto in acqua, ma quando l'ha fatto il patto in acqua? Cioè non c'è scritto mai. Forse era parto in acqua. Però vedete, si creano poi delle credenze perché viene fuori un qualcosa che non è scritto nella parola, e quando le cose non sono scritte nella parola non portano libertà, portano schiavitù. E ci fa, e non ci danno la vera immagine di Dio, ci danno una falsa immagine di Dio. Ora io sono pentecostale dall'unghia dei piedi fino all'ultimo pelo di capelli che mi è rimasto, quello spettinato, che è come quello che aveva solo quattro peli, cioè lui ce n'aveva già più di me qua sopra. E questo, gli sono caduti i peli, poi gliene è rimasto uno solo e ha detto vabbè, stamattina esco spettinato. Io sono pentecostale al 100%, credo nella parola, però conosco la grazia di Dio e io so che Dio ha una parola di futuro e di speranza per ognuno. E quando evangelizzo da dare buone notizie non gli devo dire cosa devono togliere, gli devo dire cosa devono ricevere. Se ricevono la verità non c'è più spazio per la bugia. Non è che per ricevere la verità devi buttare via tutte le bugie, ma se ricevi la verità da sola manda via tutte le bugie. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Il Friuli ha bisogno di sentire questa buona notizia. Il Friuli ha bisogno di sapere che Gesù Cristo, il Signore, è morto sulla croce e ha lasciato un lascito testamentario per ogni friulano. Amen. E voi siete la bocca di Dio per annunciare questa parola semplice. E se gliela annunciate in maniera legale così, vi voglio fare sapere che le persone la capiranno. Perché i friuliani ci credono alla legge. E guai se la trasgredisce. Vero? Cioè, il palermitano il semaforo lo rispetta solo se c'è il vigile. O vigile non c'è, passiamo. Il friulano fa il vigile. Che è tutto preciso. Quello ti fa la multa se ti vede che passi con rosso. Cioè, ma allora è vigile, non importa, in questo momento sono vigile. Si autodichiara vigile perché vigila su di te. Quindi portatelo, visto che loro credono molto nella legge, ditegli che la legge di Dio dichiara che hanno un lascito testamentario da ricevere. Alleluia. Faccio un esempio e poi concludiamo. Filippo, diacono che diventa evangelista, scende in Samaria, predica, le persone si convertono e sono battezzate pure in acqua, ma nessuno di loro ha ricevuto il battesimo nello Spirito Santo. La chiesa di Gerusalemme manda in Samaria Pietro e Giovanni affinché pongano loro le mani perché ricevano lo Spirito Santo. Ma lo Spirito Santo, il battesimo in acqua l'avevano ricevuto perché avevano già creduto. Solo che Filippo non aveva la stessa unzione e rivelazione che avevano gli apostoli per poter imporre le mani e ricevere lo Spirito Santo. Arrivano Pietro e Giovanni e ascoltate una cosa. Perché cosa hanno pregato Pietro e Giovanni? Che Dio desse lo Spirito o che loro ricevessero lo Spirito?
non troverete mai nella Bibbia che nel libro degli Atti qualcuno abbia pregato che Dio desse lo Spirito. Tutti hanno sempre ministrato perché le persone ricevessero lo Spirito, perché lo Spirito è già un dorea dato dalla Pentecoste in poi. Dalla Pentecoste in poi lo Spirito è stato dato alla Chiesa e la Chiesa lo deve solo ricevere. E avete ascoltato le parole meravigliose di comunione che dobbiamo avere con lo Spirito Santo, ci ritorneremo su questo. Perché come Dio stasera ha cominciato e a volte scende nel nostro livello e si farà sentire in maniera tangibile nella tua vita, lo sentirai anche fisicamente. Domani avremo un tempo dove chi non l'ha mai sentito neanche fisicamente lo sentirà. Ma lui non lo fa perché, lo fa perché viene incontro a noi, perché ha un desiderio così grande di farci conoscere che lui è presente, affinché apriamo gli occhi dello Spirito. Perché ci viene a convincere dicendo: ma lo vuoi capire, sì o no, che io sono presente? Scendo al tuo livello affinché tu possa salire al mio livello. Perché una cosa è che Dio scende nel livello dove siamo noi, e un'altra cosa è che Dio dice, come a Giovanni, sali quassù. Un'altra cosa è che Dio scende dove siamo noi e ci visita, e un'altra cosa è che noi visitiamo Dio nel terzo cielo. Ma a volte Dio dice: tu non sei a livello di andare a capire il mondo dello Spirito, te lo faccio capire in maniera visibile, in maniera tangibile, di modo che ti verrà più facile capire le dimensioni più alte, perché le hai sperimentate con i tuoi sensi fisici, che non ci sarebbe bisogno. Però Dio scende al nostro livello per farci capire le cose meravigliose dello Spirito. Voglio concludere con lo stesso verso con cui ha concluso l'Apostolo Enzo, che giustamente non aveva letto i miei appunti. Atti 4:31. Se ci possiamo alzare. Avete capito tutti la dorea stasera? Non ve lo scorderete mai più. Il dono incondizionato di Dio, che non dipende da noi, dipende da quello che Lui ha fatto per noi. Che rimane storico, che tu ci creda o non ci creda, Lui l'ha fatto, è storia. La storia non si può negare. La storia è storia. Si chiama cristologia storica, che Lui è morto per te, che è risuscitato per te, che è stato seppellito per te, che ti ha dato lo Spirito Santo, è storia. La storia va solo raccontata, non può essere cambiata, può essere solo ricevuto quello che la storia poi ci dice. Amen. Atti 4:31. Dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò. E tutti furono ripieni dello Spirito Santo. E qual è stato l'effetto? Ripieni dello Spirito Santo non è per te, è per gli altri. Perché dice che annunciavano la parola di Dio agli altri con ogni franchezza. In altri termini, quando erano ripieni di spirito, non avevano più imbarazzo, non avevano più paura, non avevano più timore degli uomini, avevano timore di Dio. E annunciavano la parola di Dio con ogni franchezza. Nell'ultimo full immersion che abbiamo fatto a Montecatini, noi abbiamo detto che purtroppo 80% dei membri di chiesa non evangelizza, solo 20% evangelizzano. E qual è il motivo? Mancanza di franchezza, hanno paura, hanno timore o non hanno chiarezza. La chiarezza stasera ve l'abbiamo dato, la potenza ve la dà lo Spirito Santo, quella non ve la posso dare io, ve la dà Lui.
Io vi posso dare chiarezza sulla scrittura per la grazia che Dio mi ha dato rivelandomi certe cose, ma la pienezza e la franchezza ve la dà lo Spirito Santo. Quanti di voi avete parenti che ancora non conoscono Gesù? Quanti di voi desiderate con tutto il vostro cuore che si convertano? E se tu non sei la persona giusta per parlare con loro, perché a volte parlare con i parenti è il posto peggiore, perché ti proiettano sempre come eri prima, però tu puoi credere che Dio spingerà altri, tu puoi tramandare altri, ma loro non lo sanno che sei tu che l'hai mandato. Tu potrai credere che Dio creerà opportunità dove saranno loro che si rivolgeranno a te e ti diranno: abbiamo un bisogno, so che tu credi, puoi pregare per questo. E diventa l'approccio per poter parlare della Dorea, dell'ascito testamentario che Dio ha per loro, e il Friuli sarà salvato e i vostri parenti riceveranno vita eterna, riceveranno la salvezza, riceveranno Gesù, e le chiese si riempiranno così tanto che i locali che ci sono non basteranno più per accogliere tutte le persone che non sono alla ricerca di una religione, ma di una relazione personale con Dio, della grazia di Dio. Alleluia. Alzate le mani. Possiamo avere un canto? Le tue mani davanti alla sua presenza. Sapete perché vi ho fatto dire all'inizio: ti amo Padre, ti amo Gesù, ti amo Spirito Santo? Perché il modo più facile per entrare in intimità con una persona è dirgli che la ami. Prova a dire alla persona accanto a te: ti amo. Hai visto come sorridono appena glielo dici? Apostolo Enzo ha detto: lo Spirito Santo va amato, e un modo come va amato è che glielo diciamo, è il modo più semplice. Com'è che è nata la tua relazione forse con tua moglie? Perché un giorno hai dichiarato che lo amavi. Se non gliel'avessi mai detto, non l'avrebbe mai saputo. E non è: ma che fa, non te ne sei accorto? No, l'amore va dichiarato, non va tenuto nascosto. E l'amore per Dio non va tenuto nascosto, va dichiarato. Adorare non è poi così difficile, basta stare nella sua presenza e dire: non voglio niente, solo ti amo e voglio stare con te. E quando fai questo, la presenza viene. Quanti state desiderando di più della presenza di Dio? Quanti di voi sapete che siete amati da Dio? Che non siete soli? Siamo noi che ci isoliamo a volte da Dio, ma Dio mai si allontana da noi. Lui ha detto: quantunque anche tuo padre e tua madre si dimenticassero di te, io no, non mi dimenticherò mai. Ti ho scolpito nelle palme delle mani, e non è un tatuaggio. Lui mai ti si potrà dimenticare di te. Alza le mani e cantiamo, adoriamo, stiamo nella sua presenza in adorazione.
Cantiamo
La terra canta, il cielo adora, e tutti grida che tu sei santo. Oh, 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 tu sei santo. Davanti alla sua presenza, ogni occhio chiuso. Dite allo Spirito Santo insieme con me: vieni ora su di me. E la sua presenza viene forte. Vuole dimostrare che lui è qui per te. E la prima parola che ho sentito, consolazione. Persone hanno bisogno di essere consolate. Alcuni hanno perso proprio i loro cari da poco. E persone che sono stati orfani e non hanno mai ricevuto l'abbraccio del padre o della madre. E stasera è la tua serata di guarigione e di consolazione. Se tu ti senti in questa categoria, esci dal tuo posto, fai un passo avanti, vieni qua.